volevo ricordarvi che a breve arriverà l'XTB Investing Day per il 2021. 3 ore di contenuti educativi il 21 aprile con 3 speaker d'eccezione. Abbiamo Marco Casario, Mauro Caimi e Leonardo Pinna. Mercoledì 21 aprile alle 17:30, ore locale. La partecipazione è gratuita. Ricordo che il link per registrarsi gratuitamente a questo evento lo trovate qui sotto in descrizione del video. Bene. Non vi rubo altro tempo, ritorniamo al video. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video. Oggi volevo un attimino parlarvi di una scelta molto importante che ho fatto, quasi epopeica, si può dire epopeica, epocale, epocale sì. Vabbè, comunque ho aperto un conto Widiba e volevo spiegarvi per quali strani motivi ho fatto questa scelta, se possa essere una scelta utile oppure no. E ovviamente vi ricordo che in questo caso non c'è link affiliato qui sotto in descrizione e neanche questo video è sponsorizzato. Pensa un po' come sono sceso in basso, neanche una marchetta faccio più, neanche le marchette. Vabbè, comunque, non so, dopo la sigla, eh? Non so, spero che queste sigle vi piacciono perché ci sto trovando gusto. Prima di cominciare, ovviamente, volevo ricordare che in qualsiasi momento della giornata voi siate liberi da fare qualcosa, potete seguirmi su questo canale ogni martedì e ogni venerdì dove pubblico un video nuovo. Poi ogni giovedì adesso ricomincerò o ogni mercoledì. Adesso devo ancora decidere. Spero di rimanere su giovedì con delle live. Buonanotte mercati e rizza le orecchie. Poi mi potete seguire anche su Instagram, io underscore risparmio, e sul mio blog dove pubblico ogni lunedì un articolo e, come avevo promesso, ho ricominciato ad aprile a ripubblicare dei video, scusate, degli articoli www.risparmioinvesto.com. Bene, oltre a questa marchettina, volevo ricordare che in qualsiasi momento potete iscrivervi al canale, cliccando la campanella delle notifiche se questo video è di vostro gradimento, anche lasciare un bel pollice in su, che male non fa alla salute, perché io credo che l'abbia detto il medico, che bisogna per forza mettere un mi piace sui miei video. Avevo detto che poi sul lungo termine è un interesse composto. Vabbè, basta cavolate. Parliamo di Widiba. Widiba è una banca facente parte del gruppo Montepaschi di Siena. E diciamo che di per sé la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che rispetto ad altre banche ha sì un canone mensile, ma che per il primo anno è gratuito. E inoltre, se si va ad accreditare lo stipendio, questo canone è gratuito per sempre. Per cui era una di quelle banche praticamente prettamente digitali che permettevano appunto di avere però un canone gratuito. Altre banche digitali come Fineco o come Sella purtroppo hanno introdotto dei canoni mensili che, di cui io non sono contrario, perché io credo che le banche che danno tutto gratis, poi ovviamente a un certo punto si troveranno in difficoltà economiche, andranno ad incontrare dei problemi. Infatti all'estero si pagano i canoni. Io in Irlanda c'era il canone, addirittura in Irlanda io pagavo le transazioni che facevo come pagamento. Non so se andavo in un ristorante o in un negozio e pagavo, dipende dalla banca. Io avevo due conti, si poteva pagare fra i 20 e i 40 centesimi a transazione. Per cui non bisogna lamentarsi troppo delle banche italiane, c'è di peggio nel mondo. Però detto questo, la mia scelta su Widiba si basa su una scelta molto particolare, sui prodotti che offriva in maniera gratuita. Io, essendo un investitore tipicamente su dividendi e pochissimo sul growth, per cui mi stava un po' fastidio col fatto che ho pochissimo tempo per fare le cose, dovere per forza andare a fare una dichiarazione dei redditi in cui andavo a indicare i miei depositi esteri, per cui su Trading 212, e tutto quello che era il capital gain derivante dai dividendi, che sono 4 spiccioli, però mi dovevo pagare il commercialista oppure rivolgermi a un CAF, o comunque è una perdita di tempo col bimbo piccolo, il lavoro full time che faccio e poi cercando anche di produrre dei contenuti su YouTube. Secondo me è un po' stressante come cosa, non ce la faccio a starci dietro, e non tanto perché non li voglio fare, ma facendoli in questo modo con tanto stress alle spalle e tanto cose da fare, ho paura di sbagliare e poi di vedermi trovare insomma in una situazione in cui mi trovo fregato dal fisco perché non ho dichiarato qualcosa, non perché non volessi, ma perché l'ho fatto male. Per cui ho detto, ho aperto questo conto che fra i prodotti che offre anche un conto deposito titoli in maniera gratuita e tra l'altro offre anche una PEC, una posta certificata, una posta elettronica certificata in maniera gratuita se si apre il conto con loro. Ok, detto ciò, la userò. Non è detto, io l'ho aperto perché volevo un altro conto corrente.
oltre a quello che avevo, cercavo un conto corrente che permettesse anche di investire. Questo era quello che secondo me era più conveniente in termini economici, dal punto di vista del conto titoli, perché ovviamente non pago il canone bancario, non pago il canone per l'apertura del conto titoli. Detto ciò, non è detto che lo utilizzi, perché ovviamente quando si va a investire con le banche, i costi di transazione non sono come trading 212 gratuiti, non sono come di giro molto bassi, ma hanno dei costi piuttosto ampi. E questo ovviamente per un piccolo investitore come me è un'incidenza piuttosto alta. Ci sono dei minimali, ci sono delle tariffe che non sono altissime in realtà, perché Widiba applica, adesso le andiamo a vedere un attimino quando andiamo a vedere i costi, Widiba applica uno 0,15% sulle transazioni fatte sul mercato della borsa italiana e anche sugli ETF quotati sulla borsa italiana, per cui non è un abbrobrio. C'è un minimale di 5 euro e un massimale di 15, e lì comincia a pesare, nel senso, se uno ha grossi investimenti, investe 100.000 euro, può avere un conto. Se uno fa come faccio io di solito, che investe quei 100-200 euro al mese, non ha senso assolutamente. Per cui quello che è il mio pensiero, sto cercando di praticamente capire se riesco a mettere da parte, non so, un tot, 1.000, 1.500, 2.000 euro, e poi di volta in volta fare entrate uniche di questo importo su azioni da dividendo, che possono essere RITS o BDC o comunque quelle che ho già in portafoglio in trading 212, e vedere se possa essere conveniente. Voglio fare una prova. Ho scelto il regime amministrato perché anche nell'apertura del conto si può decidere fra amministrato e dichiarativo, e per cui insomma sto facendo queste valutazioni che magari possono essere anche sbagliate, ed è per questo che ho fatto questo video, magari condividendo con voi questa mia esperienza, questa mia idea, e capire cosa ne pensate voi di questa mia di questo movimento, di questa piccola cosa che sto cercando di fare, per capire se possa essere una cosa sensata oppure no. Ovviamente alla fine devo scegliere io, perché i soldi sono miei, però mi farebbe molto piacere avere dei feedback, capire come lo pensano, come lo pensate voi che mi seguite, e capire se possa essere un qualcosa che ha senso. Visto che ci troviamo e volevo, diciamo, paventare questa esperienza, volevo anche far vedere una piccola pubblicità gratuita a Widiba che non me la paga e che non mi dà dei link affiliati, però per farvi capire un attimino chi è Widiba e cosa offre. Allora, Widiba è una banca del gruppo Montepaschi di Siena, per cui tutti gli sportelli bancari del gruppo Montepaschi possono essere utilizzati per i prelievi. Ha un indice di solidità del 21,55% aggiornato al 31 dicembre 2020. E quello di cui si propone la banca di fare è di essere un po' una banca a 360 gradi che offre conti deposito, conti risparmio di investimenti, conti vincolati, il conto corrente bancario e anche tutti quei prodotti che sono, diciamo, di contorno, come possono essere le assicurazioni, i prestiti personali e tante altre cose. Per esempio, io in questo momento ho aperto questo conto trading, ci sono 22 mercati mondiali, il profilo di commissionale è semplice, 0,15% per tutti i mercati, ci sono azioni, obbligazioni, ETF, certificate e warrant, c'è un portafoglio virtuale che sto utilizzando insieme a un portafoglio anche delle watchlist che sono interattive personalizzabili, i grafici li ho visti. Tra l'altro, magari se riesco, adesso faccio un accesso, così mentre registro il video vi faccio vedere com'è un po' la piattaforma. Poi ci sono le indici e le quotazioni real time per il mercato italiano e per tutti quei mercati che lo danno in maniera gratuita, Widiba lo offre in maniera gratuita, per cui è interessante, perché molti broker offrono tanti mercati con un ritardo di 15 minuti, in questo caso c'è un ritardo di 15 minuti, si può passare al real time per alcuni mercati, questo è gratuito. Ci sono, come dicevo prima, watchlist. Il portafoglio è integrato con tutti gli strumenti finanziari, c'è il cross-selling obbligazionario, ci sono degli ordini condizionati per cui si può fare il take profit, lo stop loss e così via, e c'è il prestito titoli, per cui è una cosa che ho attivato, nel caso lo utilizzassi almeno ci faccio qualcosina di soldi. Abbiamo il monitor e l'alert su azioni e quotazioni, per cui ci sono anche delle notifiche push, delle sms via email in tempo reale. Quindi l'apertura, come dicevo prima, del deposito titoli è gratuito. La custodia è gratuita, le operazioni societarie sono gratuite, l'estratto conto digitale è gratuito, il canone mensile è gratuito, il trasferimento titoli in ingresso e in uscita, e questa è una cosa molto interessante, è gratis, per cui se uno ha delle azioni su DeGiro o su un'altra banca può importarle qui in maniera gratuita, e se vuole portare questi titoli su un altro broker lo può fare in maniera gratuita e si paga solo l'imposta di bollo come per legge. Poi se chi volesse usare dei prodotti di quelli
che presenta la banca, io non lo faccio ovviamente, c'è un investment team che ti dà un supporto. E la banca, come dicevo prima, offre il conto corrente e risparmio. Io, quello che è una cosa molto interessante, c'è un conto deposito gratuito che viene aperto insieme al conto corrente, che dà dei rendimenti idioti, perché se così si può dire, perché se non ricordo male è lo 0,10% anno per somme non vincolate. Però quello che sto facendo, visto che lo utilizzo come conto principale per il mio stipendio da fine aprile, ancora no, perché l'ho aperto da poco, quello che succederà, i soldi arriveranno sul conto corrente, li sposterò subito sul conto di risparmio, quindi sul conto non vincolato, stanno lì, non fanno tanti soldi, fanno uno 0,10% lordo anno, però meglio che zero, 0,10% va bene, e sono prelevabili istantaneamente, cioè si spostano istantaneamente, per cui se uno ha bisogno di soldi li sposta subito e così via. E la stessa cosa, dal conto corrente si possono automaticamente andare a investire sul conto di trading. Andiamo un attimino a vedere anche come la piattaforma. Questo per esempio è la mia watchlist, al momento ho alcuni BTC e alcuni ETF, e diciamo che la piattaforma è molto semplice, molto scarna. Da questo tasto si può andare a una scheda del prodotto, per esempio se andiamo su Main Street Capital, che è un'azienda che ho già in portafoglio su Trading212, si può avere un grafico normale di questo tipo e anche un grafico che dà i rendimenti basato su degli archi temporali. Inoltre si possono anche decidere le notifiche pull o quelle push, perché pull uno fa semplicemente il refresh, push ad esempio sono in tempo reale riguardanti magari il vostro telefonino o anche qui sul computer. Per quanto riguarda ad esempio andare invece a vedere un grafico interattivo, in questo caso si fa sul grafico, i dati sono forniti da Thomson Reuters e si può andare a selezionare la tipologia di grafico che si vuole avere, ad esempio non so, le candele, il template, l'arco temporale, gli indicatori, per cui di per sé può sembrare scarno, ma comunque dà un po' tutto quello che serve per un'analisi tecnica non troppo profonda e un'analisi fondamentale non troppo profonda. Ovviamente io non farei analisi tecnica e analisi fondamentale qui, perché si trova molto più informazioni sul sito istituzionale delle aziende o sul sito magari di TradingView. Una cosa molto interessante è che tutte le notizie in tempo reale vengono sempre date qui in maniera gratuita, e poi uno cliccando può avere tutte le informazioni che sono relative a quella notizia che viene fatta scorrere in alto, e si hanno i maggiori indici sempre qui in alto, si può andare subito ad andare in un grafico interattivo dall'indice cliccando qui, ho sbagliato a cliccare, se andiamo sul Nasdaq facciamo grafico interattivo e viene aperto subito. E quindi per sé è una piattaforma che non è male, c'è di meglio ma c'è di peggio, è molto interessante, è molto semplice da utilizzare. Adesso magari andiamo in un portafoglio virtuale qui, e qui come si può vedere, se io volessi andare a cercare un'azione basta cliccare qui, che ne so, chiamo Apple, qui vengono date tutte quelle azioni e aziende che hanno nel nome Apple, per esempio c'è anche il mio REIT Apple Hospitality REIT. E basta andare su qui, per esempio, cliccare, indicare a quanto si vuole. Adesso nel portafoglio virtuale le commissioni non vengono date, però diciamo che in questo caso il prezzo dell'azione è 110, ne voglio comprare 10, e come commissioni non so, metto 15 euro, il cambio 1-1, aggiungi, e vado ad aprire subito la transazione, me la trovo qui con il rendimento, con quando l'ho comprato, quante azioni ho, quanto è il profit loss. È interessante, secondo me, si può andare a valutare come azienda, nel senso, si può andare a valutare come piattaforma Widiba. Bene, questa era un po' una carrellatina molto veloce su quello che è la piattaforma, su quello che è la banca di per sé. Non volevo andare troppo nel dettaglio perché sennò viene un video troppo lungo e di per sé non credo sia molto interessante per tutti, però volevo un attimino portare a conoscenza vostra di questa mia decisione, volevo capire cosa ne pensavate voi, cosa fareste, cosa vi sembra delle transazioni. Cosa vi sembra della piattaforma, se secondo voi va approfondita, e se volete lo faccio in un video approfondito su costi, sui mercati. Volevo un attimino dare un po' questa idea. Ovviamente vi ricordo che vi potete iscrivere al canale in qualunque momento e cliccare la campanella delle notifiche, così non vi perdete nessun video successivo. Se il video è stato il vostro gradimento, un pollice in su, seguitemi ogni martedì e ogni venerdì qui su YouTube e ogni giovedì per una live sul sito www.risparmioinvesto.com e su Instagram io_risparmio. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!